City Report. Cari amici, siamo qui per il nostro intervento monitoraggio delle case, in questo caso popolari di MM. Siamo in via Sturiel 6 e siamo qui con una signora che vive una condizione veramente molto particolare, diciamo ai limiti dello sceno, ma adesso ci racconta tutto quanto lei. Sì. Signora, ci dica cosa non va, intanto il nostro cameraman fa le immagini. Ok, allora qui c'è la, allora, scusa, la via Sturia numero 6. La scala C, primo piano, numero 30, qui da 9 anni che io vivo qua, sta casa. È sempre stata la muffa, sono andata a reclamare, a fare sempre la domanda, a fare tutti, nessuno per dire che mi ha cambiato la casa. Sì. Cioè che l'assistenza sociale l'ha scritto, venuta fino a qui, lei l'ha visto, la mia assistenza sociale, con l'altro gruppo del Comune, l'ha visto il problema, ha scritto anche le sue, tutti gli... Quello che hai visto, io l'ho portato al comune, MM, aspetti, poi nessuno ha fatto vedere, nessuno ma... Okay. Aggiungiamo una cosa, sì. Che questa che sta lui riprendendo adesso, queste muffe, per una persona che ha dei problemi respiratori, ma comunque anche per la vita civile, non va assolutamente bene. Tu hai anche dei problemi, metodo di salute? Io ho preso il problema qui. Prima non ce l'ho la muffa dentro il mio corpo, non c'è l'asma. Adesso ce l'ho l'asma 100% e sono invalida adesso. Il comune mi hanno conosciuto le mie validità, io prendo tutta la medicina, seguito dall'ospedale. La dottoressa dell'ospedale ha scritto, c'è la cartella. Ma ti danno anche per caso una pensione per l'invalidità? No, niente? No, ancora no. Ok. No, lavoro 4 ore al giorno, regola. Siete a posto con gli affitti o avete qualche problema? Sì, no, tutti a posto, pago l'affitto, tutti a posto con l'affitto, pago tutto. No, ti dico questo perché ogni tanto poi ci vengono a dire magari, ma però quelli non hanno pagato, quindi no, non facciamo i lavori. Tutto. Ok, ho pagato fino all'ultimo mese. Perfetto. Pago sempre. Mi hai detto anche della questione di tua figlia, che quanti anni ha? Mia figlia ha 22 anni, studia. E dormi qua. Guarda, ecco, scusami, se puoi andare di qua così vi facciamo vedere. Sì. Guardate, signori, dove dorme questa ragazza. 22 anni. Nata che sia italiano o non italiana, sì, siamo esseri umani. Certo. Queste sono le condizioni delle case popolari a Milano. Poi stiamo a spendere soldi, il ponte di Messina, eccetera. Okay. Guarda, io mi ho vestito, mi vergogno di questa cosa. Perché io non posso vivere più qua. E io pianto sempre loro. Ho detto a parlare sempre, io non posso stare così con i vestiti, dentro i cartoni, la roba. No, non piace, guarda, perché devi essere male, forte, perché sono perché loro che sbagliano, male. Non sei tu che sbagli. Perché io sono andata sempre a sportello, ho sempre parlato con loro, ho fatto le domande, ho fatto di tutto, e sempre sì, ma non c'è nessun risultato. Ma chi mi ha l'assistenza sociale brava, chi mi ha dottoressa, io ho seguito il CPS con la dottoressa. E chi lei l'ha scritto? Guarda, io ti dico una cosa, al di là di questo che è un lavoro sicuramente come tutti quelli che ci vedranno diranno che è una cosa indecente, ma anche per dire fornirti un minimo di mobili se tu in questo momento non puoi, se ne buttano via sai quanti di mobili? Cioè questa è proprio mancanza di volontà di voler aiutare le persone. Andiamo avanti, va? Non puoi vivere così che mettere la roba per terra. Cartoni, scatole, tutte le cose così. Io guarda, sono angosciato. Questo è Milano 2022, città che ospiterà le Olimpiadi, Stabile del Comune di Milano, MM, ma anche Aller non è che cambia granché. Adesso siamo qui nel bagno, come potete vedere è sicuramente una famiglia che ha bisogno comunque ancora di una mano per sistemare del tutto e soprattutto di avere un appartamento, visto che pagano anche l'affitto, in condizioni vivibili, civili. Guardate anche gli impianti elettrici, qui guardate, cioè, sono buttati i fili lì a caso, mancano i mobili. Valutate, avete tutto in mano, adesso avete anche i filmati che non avete voluto, dateci un'occhiata, visto questo grande cuore meneghino che esiste, ci sembra che ultimamente sia stato messo sotto il tappeto per parlare della guerra che state facendo ai poveri. Ecco, ci troviamo in questo appartamentino che state vedendo, la signora vive qui, come potete vedere, e questi sono tutti i farmaci che prende. Tutti i farmaci che servono per i problemi respiratori, dice che mandare una persona che ha problemi respiratori in una casa con le muffe, insomma, non voglio dire cose peggiori, ne parleremo di persona.
avete appena visto la cucina, questi sono i balconi. Come vedete, lo spazio che non c'è dentro bisogna per forza trovarselo fuori così, ma questi balconi hanno un problema, sono pericolanti, abbiamo già denunciato questa situazione, appunto di questi balconi che in alcuni si vedeva anche il ferro, quindi erano molto pericolosi. E adesso poi ve li facciamo rivedere di nuovo, visto che sono passati circa 3 mesetti da quando siamo stati qui l'ultima volta con il consigliere comunale Piscina e con Bolognini della regione. Andiamo a vedere cos'altro succede. E tra l'altro qui anche sotto la finestra dove la signora dorme abbiamo altra muffa, quindi qui la muffa è da tutte le parti e sappiamo bene cosa vuol dire anche in termini di salute e medici. Andiamo perché stiamo seguendo anche un'altra situazione, siamo sempre in via Sturie 6, City Report, Tullio Trapasso, Paolo Rusconi. Speriamo che qualcosa possa migliorare in questo nuovo anno. Andiamo. Ed eccoci, siamo tornati nel cortile, questa è la situazione dei balconi, come potete vedere c'è il ferro fuori, sicuramente non sono molto solidi e vengono utilizzati molto perché le case sono piccole, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. City Report!